anche delle novità. Dove? Ecco qui, abbiamo anche delle cose nuove, belle, di Mielizia, guarda questa. Dentro c'è un favo, si chiama favo, boh. quello proprio originario che viene dall'alveare. Vittorio, ti piace il miele? Sei uno a cui piace il miele? Molto. Molto. Allora io ti mando via con qualcosa di Mielizia. Guarda, questa è una confezionata lista con tutti i mieli. Mica così male. Scegli quello che ti piace. Poi, visto che adesso vediamo se me l'han dato, eccolo qui. Questo, vedi, quello che uso io, sono un disgraziato. Per la voce fa bene. Il propoli, sì. Certo. Tieni, questo è tuo. Grazie. Perché tu hai una voce che è preziosa e va preservata. Beh, poi man mano che passano gli anni bisogna starci attenti. No, guarda Vittorio, devo dirti che la prima volta che io e te ci vediamo con un po' di tempo a disposizione. Vero. E sono felicissimo che tu sia venuto. Bene, anche io molto. Nicoletta, dov'è la Nicoletta? No, perché sei te dietro quel casino là. Vieni qua, passa da dove vuoi, tanto te fai quello che vuoi, quindi te. Ciao. 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 Ti do il microfono così, okay. Ecco fatto, c'hai il tuo microfono così. Grazie. Perfetto, allora Nicoletta Maffini è di Mielizia, che è partner, cioè perché se noi riusciamo a fare, abbiamo la libertà di mandare in onda chiunque, in questo caso cose straordinarie, e fra l'altro la cosa bella è che, allora, siamo in TV praticamente, questo video rimane, ok, bene, loro tutti col telefonino che riprendevano, cosa riprendevate? Le canzoni, perché sono bellissime. Io pensavo di non ricordarle, invece le ricordavo anch'io. Sì, perché lei è arrivata dopo una giornata di lavoro. No, dopo una giornata di lavoro, okay. Quindi è arrivata e dice, ma chi sono questi? È arrivata e poi si è decantata, ha cominciato a entrare, ha detto, oh ma è bello qui. Ha messo fuori la testolina e ha detto, oh ma è bello, si sta bene qui. Allora, è sempre bello essere qua. Allora Nicoletta, intanto mi spieghi cos'è questa. Sì. Di Mielizia, cos'è questa? Perché dentro sì. C'è, che cosa c'è dentro? Dentro c'è un pezzo di favo. E quindi per produrre, questo è un prodotto veramente artigianale fatto a mano, sì. I nostri apicoltori, anziché consegnare il miele come l'hai visto tu nei fusti, sì. Ci portano dei telai che sono quelli che sono inseriti dentro l'alveare. Esatto. E noi manualmente prendiamo dei pezzi, li inseriamo nel vaso, riempiamo con il miele di acacia ed è un bellissimo modo un po' per gustare il miele come si faceva nell'antichità. Nell'antichità si prendevano i pezzi di favo. Certo. Ed è molto bello anche da regalare a Natale. Questo è l'acacia con cacao, quindi un prodotto molto semplice, fatto di soli due ingredienti, un po' un'alternativa, noi diciamo, alle creme spalmabili, anche questo da usare a colazione o anche per preparare dei dolci. No, io vi sto dando delle idee per i regali di Natale. Allora, poi questo, aspetta, adesso ti do una mano? No, non ce la faccio. Questo mi piace molto perché è una confezione a forma di esagono, come le cellette, sì, delle api, e dentro ci sono le nostre tre composte dolcificate con delicatissimo miele di Sulla, e anche questa è una bellissima idea regalo, sempre più, no, si regalano delle cose utili, insomma prodotti, sì. Che si consumano poi insieme anche nei momenti di festa. Fra l'altro è importante perché Mielizia, diciamo, è leader, questo lo dico io, non lo dici tu, è leader del miele di qualità. Sì. Cioè il vostro miele molte volte bio, anche se voi non lo scrivete. Sì, se esatto, possiamo dirlo, stiamo anche lavorando per presentarci sul mercato in futuro anche col biologico proprio certificato, anche con nuovi prodotti, come ti dicevamo, quindi siamo molto attivi in questo momento.
questo cos'è questo? E questa è un'altra piccola idea, regalo, dove abbiamo uno dei nostri vasetti in carta, quindi che si può poi riciclare nell'umido, è compostabile. Abbiamo anche vinto dei premi per questa confezione, però ancora no, in Italia non viene ben compresa, perché siamo abituati a vedere il miele sempre attraverso il vetro, quindi noi italiani siamo un po' più lenti rispetto alle innovazioni, ed è abbinata a una confezione di caramelle. Ecco, questo è il tuo preferito, mi sa, il favo. Il favo, sì, perché io amo le cose naturali, e questo veramente, anche perché l'ho visto, quando sono venuto in Mielizia quel giorno, sì, c'era, ho visto il favo, e allora ho chiesto a Diego, dico, mi spieghi cos'è questo? E lui ha detto, ecco, questo è come l'alveare, sì, quindi cioè, in pratica tu prendi questo pezzettino e succhi il miele da questo pezzo, sì, di miele, sì, di alveare praticamente. Sì, è un prodotto anche molto di moda, molto fashion in questo momento, infatti in alcuni hotel di alto livello, anche hotel in montagna, nei posti un po' VIP, si usa proprio mettere tutto il telaio e i clienti prendono un pezzetto alla volta, quindi è un po' un ritorno all'antichità. Bene, io sono contento che voi siate parte, perché stiamo facendo scoprire il miele, che è una roba importante, hai capito? Perché il miele è qualcosa, e soprattutto quello naturale, quello fatto bene. Quello fatto dalle api e lasciato così come lo fanno loro. No, ma poi devo dire che sono tutti matti questi, Cioè, un po'. Allora, io sono andato venerdì scorso alla preassemblea, perché Conapi, Mielizia è Conapi, che è un consorzio, giusto? Sì, una cooperativa. E c'erano tutti, una cooperativa, c'erano tutti questi. No? E li ho intervistati e sono tutti matti. Cioè, hanno la cosa, è una passione vera. C'è anche questa qui, c'ha l'alveare, perché entri dentro e poi fai. E c'è stato uno che mi ha detto, uno che di mestiere produce soprattutto papa reale e api regine. Sì. Lui mi ha detto, te c'hai la faccia dell'apicoltore, te fra un po' ci cadi con me, capito? Verrai da me, ti darò io l'api regine per iniziare. E questo mi ha detto, capito? Come si chiama? Lui era uno... Savino Petruzzelli. Ah, perché poi si conoscono tutti. Savino, ecco, ciao Savino. Chissà che un giorno, io non ho molto tempo, hai capito? Però chissà che un giorno anch'io non metta insieme delle api. Secondo me sì. Tu dici? Potrebbe. Va bene, grazie Nicoletta. Grazie a te. C'è musica Jimmy Hendrix, ti tocca ascoltarla. Certo, adesso. Assolutamente. Perché Susanna che ti ha portato qui. Assolutamente, via, Ma infatti restiamo qua fino alla fine. Grazie. Grazie Nicoletta Mielizia. Io vi voglio dare un po' di barrette Mielizia, perché le ho scoperte, sono fai, io stasera ho cenato con le barrette Mielizia. Grazie. Tieni, poi grazie, se ti miele. Piace il miele ti do anche del miele, ti piace il miele? Molto, molto, sì. Tu dolcifichi col miele o con lo zucchero? Ma dipende, però col miele mi piace molto, sì. Lo utilizzo parecchio. Caffè col miele. Caffè col miele. È inutile che tu fai così, perché io non posso, adesso è sputtanante per me regalare un prodotto Mielizia, che è un prodotto di alta classe, a uno che ha queste scarpe. Se tu permetti, guarda, ma scusa, queste scarpe, Marco, ma Marchino, guarda, scusa, cioè si può parlare di prodotti, certo, di alta qualità mi e da un premio per il coraggio, mi do un premio per il coraggio, me lo do da solo. Posso? Ma rientene, perché invece a te ti regalo i piccoli mieli, grazie, tutti, ognuno mieli detto, grazie, in modo che tu scegli quello che preferisci, grazie, tra il castagno, l'arancia, eccetera, il miele di bosco, eccetera. Adesso, loro si chiamano Meet, il nome, ripeto, non è che, bello, Meet vuol dire incontro, però alla fine, quando si sceglie un nome, bisogna scegliere che se la cerchi su internet lo trovi, quindi voi avete una pagina web? Ma l'hai cercato male, è Meet come carne. Te la sei voluto, ti tolgo anche la barra, guarda te la mangi davanti, me la mangio davanti a te, guarda, per farti uno sfregio. È buonissimo, la tua barretta me la mangio io, mil come carne. Soccia ragazzi, era già stronzo da piccolo, lui è diventato, secondo me sì era già così, e poi sta peggiora sempre di più. Ah, hai detto che ti piacciono le barrette? Buonissime, l'ho mangiata mentre... Scusa, è che da stamattina che non mangiavo e ne ho approfittato, l'ho rubata un po' a Red, è veramente buonissima. Non ti regalo, tu vuoi il miele?
posso fare i complimenti, insomma, ecco, visto che ci sono, bravissimo, veramente, anche espressivo, un viso quasi da black, da bianco. Sediti qui. No, io te regalo questo. Oh, ecco, questo è molto utile per noi cantanti, il miele è sempre gradito. Poi è giallo, cioè notare. No, ma poi qui dentro c'è hai visto? C'è qua. C'è proprio il pezzo proprio dell'alveare. Ah, ma particolarissimo, bello, bellissimo. Sì, Natale, sì. Sai che io nella canzone dico animale, una canzone che dico sono farfalla, sono la peregina. No, non scherzo. Sono la peregina, quindi... La peregina qui. Beh, le donne siamo tutte regine, Red, almeno sì. Nel nostro piccolo... Sì, state diventando tutte api, nel senso che le api regine i maschi li usano solo e poi no. Fuori dalle scatole. No, no, io sono una petta riconoscente, insomma, con chi è buono con me, sono fortunata, insomma, non entriamo, Red, sempre nei discorsi. Però è bellissima questa confezione, guarda, ha un che di artistico anche questa. Sì, questa è bella, infatti è un peccato aprirla, grazie. Però è buona anche da mangiare questa. Beh, la mangerò però, non è che, anche perché sai che noi cantando il miele... Un tè tiepido col miele fa sempre bene, quindi okay. lo terrò con cura. Okay. Adesso non ci affondo il dito perché sarebbe poco elegante. Va bene. Però... Roberta, ci vediamo presto. Poi ci vediamo prestissimo, ci sentiamo. Allora, risistemi i video ancora meglio. Sì, sistemali perché se adesso. Prima di Natale c'è anche una sorpresa. Se cioè? Intorno prima di Natale c'è una sorpresa. Vabbè, adesso vediamo come siamo. Ciao, Roberta. Ciao. Allora, però io ti do della dolcezza, ti ho portato della dolcezza, questa è quella, io pensavo che ti potrebbe piacere questa perché ha la confezione ecologica e tu devi essere una di quelle. Eh sì, cerco di fare il possibile, sì. Poi delle caramelle miele di eucalipto, questo per te, la dolcezza di Mielizia. Vai, sono molto contenta. E poi dopo niente, ci vediamo ancora. Grazie, Red. Mi raccomando, Sì. Ok, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Che bella serata è stata, Abbiamo iniziato con i New Trolls, Vittorio Descalzi, poi ci sono stati i Meat, insieme hanno fatto i pezzi di New Trolls, poi hanno fatto Jimi Hendrix, poi c'è stata Valeria Quarta, poi siamo stati insieme, abbiamo ascoltato la bella musica, ma soprattutto non ha litigato nessuno, anzi, stati bei racconti. Buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo col Barone Rosso. Ciao.